Dunque, il doppiaggio di Barbossa è nato, diciamo, per caso, nel senso che io ho fatto per tutta la vita, per gran parte della mia vita, cartoni animati, cambiando le voci, caratterizzando, modificando. Ovviamente un pirata è una caratterizzazione. E ho vinto il provino perché, avendo doppiato una sitcom con esseri umani, comica, ho vinto il premio come miglior voce caratterista. Mi hanno chiamato a Roma perché il mio attore faceva una serie, un personaggio di puntata in Scrubs, e loro avevano da realizzare i Pirati dei Caraibi. Ho fatto il provino anche se era già uscito il trailer con la voce di Carlo Valli, grandissimo doppiatore. L'ho vinto e ho dovuto reimparare un pochino, nel senso che io nasco attore e faccio quello che mi chiedono di fare, anche esseri umani. Ho fatto teatro, per cui insomma, comunque gli esseri umani mi sono anche congeniali in qualche modo, per cui ho dovuto scaricare un pochino tutte le esagerazioni da cartone animato, però trovare la verità del personaggio. Ed è stato bellissimo perché si trattava magari di piccole cose, di sfumature, ma guidato da Carlo Cosolo, grande direttore di doppiaggio, nonché spero amico, mi ha aiutato parecchio. E per capire cosa avevo fatto sono andato poi a guardarmelo in un cinema insieme agli altri, e devo dire che sono rimasto abbastanza soddisfatto del lavoro. Doraemon è stato il personaggio che mi ha accompagnato per gran parte della mia vita e che mi accompagna tuttora, perché noi rispetto al Giappone siamo indietro di non so quante puntate, e adesso tornerò a Roma, perché è passato dopo tanti anni a Milano a Roma come casa di doppiaggio, e è un compagno, il compagno di giochi, l'angelo custode di un ragazzino che deve imparare a vivere, a darsi da fare, a diventare grande. E però gliene succedono di ogni, perché sono sempre avventure che vanno dallo spazio, sottoterra, attraversano il tempo, avanti e indietro. Il mio personaggio lo sgrida spesso perché non studia, ha il gattopone pieno di ciuschi che dovrebbero aiutarlo a risolvere i problemi, ma però gli dice sempre: ti devi arrangiare, come tutti nella vita. Bellissimo, è un pochettino, mi ha spaventato un po', perché sono abituato con i pupazzi e con le tradizioni per ragazzi, eccetera, eccetera, dove c'è molta improvvisazione, che è una cosa bellissima, si inventa molto sul momento. E ho dovuto prendere il posto della voce di Giancarlo Muratori, che ha creato il personaggio di Juan, nell'epoca di Bonolis, della Manuela, Lasciare, eccetera, eccetera. Ho dovuto cercare di non dispiacere e di trovare qualcosa di mio da aggiungere al personaggio. Bello. Ci sono tantissimi festival dove ho la possibilità di incontrare le persone che sono i miei compagni di vita, di viaggio, di lavoro, i fruitori, quelli che una volta erano i nerd, e che adesso sono persone appassionate, e trovare la passione e il sentimento verso di me è bellissimo. E poi le serie che vanno avanti, le cose nuove che mi piace sempre fare. Io devo dire che il nuovo, quando me lo propongono, non dico mai di no.